Tutti ci ricordiamo quelle due date, no? Il 22 febbraio del 2020 e l'8 marzo del 2020, che hanno un po' segnato il primo caso in Italia di Covid-19 e poi il momento del lockdown. Anche lei se li ricorda? Sì, ora precisamente, come dire, quelle date precise no, nel senso che non è che quelle date per me hanno segnato qui, ora, un vero e proprio cambiamento. Sicuramente in modo retrospettivo sì, cioè nel senso sapendo che quelle due date definivano un inizio di un qualcosa che è quello che stiamo vivendo in questo momento, che abbiamo vissuto. Però da quelle date in poi in effetti qualcosa è cambiato, cioè qualcosa è cambiato, ma questo l'abbiamo notato tutti, nel senso non ci vuole un genio. Lei cosa faceva prima dell'inizio della pandemia? Qual era proprio l'attività pratica che svolgeva come infermiere? Io in quel momento coordinavo o sovracoordinavo l'equipe che diciamo lavorava sul territorio, diciamo, mi occupavo soprattutto di quello che era l'assistenza domiciliare, le cure palliative, l'attività territoriale fondamentalmente. E in più collaboravo con quello che è l'ufficio delle professioni sanitarie, cioè che è in sede Lavagna e che gestisce tutta l'area di coordinamento anche dell'ospedaliero. E poi evidentemente le è stato chiesto sì, di cambiare, a lei come ai suoi colleghi? È cambiato tutto nella sostanza, nel senso che in quel periodo lì poi sono nate delle necessità, cioè sono nate delle emergenze, no? Per cui abbiamo dovuto reinventarci fondamentalmente e riorganizzarci. Cominciare a mettere su quelle che sono unite oggi le squadre GSAT, no? Le squadre che vanno sul territorio per gestire magari visitare i pazienti a casa, eseguire i tamponi domiciliari, tutta questa parte qua, e in quel caso mi è stato chiesto proprio di organizzare queste squadre e creare l'equipe, e sono nate da zero fondamentalmente. Anzi, devo ringraziare perché è stata un po' un'esperienza, devo dire, drammatica, difficile, ma ho lavorato con colleghi fantastici che si sono subito attivati e è stata una bella squadra, una bella equipe, che sono colleghi che ancora adesso con cui collaboro per esempio per l'attività vaccinale, nel senso che è una squadra che nel tempo è cresciuta, è evoluta, si è adattata a quelle che sono le esigenze di assistenza sul territorio o comunque in generale, e quindi ha avuto questa capacità che non è da tutti di modificare il proprio comportamento. Ecco, questo è stato un po' forse l'inizio, la capacità di rimettersi in gioco, di doversi riadattare a quelle che erano le esigenze del momento. Però probabilmente questo non nasceva da zero, perché in ASL c'era già un'esperienza di prossimità costruendo. Sì. Ecco. Anzi, era un momento molto, come dire, attivo, no? Perché avevamo cominciato. Siamo partiti appunto con quella che è l'esperienza sull'infermiera di famiglia e di comunità, ed era il momento in cui si cercava di rilanciare questa attività, rilanciarla in modo positivo, cioè l'infermiera di famiglia, come molti sanno, comunque si sa, è quell'infermiere che al domicilio prende in carico la persona, non, che non deve essere per forza malata in questo senso, ma che vogliamo che mantenga uno stato di benessere al domicilio, quindi lavora molto sulla proattività. Quindi, in collaborazione con l'assistenza domiciliare, con le cure palliative, nasceva questa nuova figura e che si stava sviluppando proprio in quel periodo. E i nostri infermieri di famiglia in realtà si sono dovuti riadattare, cioè i nostri infermieri di famiglia sono in quel periodo, proprio per andare incontro alle esigenze anche del territorio, erano gli stessi infermieri che poi andavano a casa bardati, vestiti, per visitare i pazienti, per eseguire i tamponi, e quindi si sono anche loro dati da fare per la gestione e il monitoraggio dell'epidemia sul territorio. Ecco, voi che appunto vi stavate educando, rieducando comunque il vostro mestiere di vicinanza alle persone. L'infermiere di solito è il primo contatto col mondo sanitario, no? Che abbiamo, anche solo nel triage, eccetera. Ecco, avete però dovuto fare questo mantenendo la distanza. Come stanno insieme queste due cose nel vostro mestiere? Allora, devo dire questo, che in effetti questo virus ha in qualche modo inciso nell'emotività di tutti noi, no? E dovete pensare l'emotività sia delle persone, del cittadino comune, ma anche e in qualche modo soprattutto nell'operatore sanitario. Questa emotività si divide un po', generato due comportamenti, se possiamo dire, quasi dicotomici, no? Da una parte era quella reazione di fuga, come dire, ancestrale, no? Di fuga, è una reazione di attacco, in qualche modo di mettersi, attivarsi, di essere positivo nei confronti degli altri. Come l'abbiamo vissuta? L'abbiamo vissuta con tutte le difficoltà che probabilmente l'hanno vissuta anche gli altri. Noi avevamo dispositivi di protezione scarsi, quindi questo ha inciso un po'.
e la difficoltà proprio di cambiare la nostra relazione con la persona. Cosa succede? Noi solitamente, lavorando in prossimità, lavorando con l'anziano, col malato, comunque con la persona malata, il nostro approccio è comunicativo, è sia verbale ma anche paraverbale, cioè la nostra comunicazione agisce molto su quello che è le condizioni, come dire, paraverbali, e quindi anche col tatto, il tocco, la carezza, naturalmente alle persone che sono, come dire, che lo richiedono. E quindi però questo ovviamente non si poteva fare, cioè come si fa a stare vicini alle persone? No, infatti abbiamo dovuto modificare completamente il nostro rapporto. Immaginate soltanto tutti i colleghi che per esempio erano bardati all'interno dell'unità operativa, oppure quando si andava al domicilio che dovevamo essere completamente bardati con tanto di visiera, casco, eccetera, eccetera. È evidente, dovevamo modificare la nostra relazione, quindi portarla più sulla parte verbale e con quella cercare di compensare quello che invece solitamente facevamo con la parte non verbale, cioè col tatto, con la vicinanza. È un impatto importante perché spesso si rischia di dare anche delle comunicazioni non lineari, no? o magari non efficaci, non positive. E questo abbiamo dovuto un pochettino, come dire, ancora adesso probabilmente, anzi sicuramente ancora adesso incide sulla nostra capacità di erogare assistenza, di fare assistenza, di prendere in carico la persona. E direi che comunque incide su tutta la nostra vita sociale. Cioè è cambiato qualcosa sicuramente dal punto di vista dell'assistenza sulla persona, ma è cambiato qualcosa anche nella società, no? Quanto è difficile poi anche per noi alle volte per strada ci saremmo scambiati un abbraccio e un bacio, ora ci pensiamo due volte, ogni tanto, come dire, anzi, se cerchiamo di non passare più distanti da uno che non conosciamo, no? E in un contesto sanitario dove sapevi già di andare a contatto magari con uno positivo, questa è sicuramente una criticità importante per il nostro lavoro, che è un lavoro di, appunto, di assistenza, di contatto, di cura, eccetera, eccetera. Ecco, poi sono arrivati i vaccini, no? E un po' tutti bombardati da queste immagini che ci arrivano via social, abbiamo accolto le immagini dei primi vaccini quasi come un simulacro di qualcosa che stesse cambiando definitivamente le nostre esistenze, e lo stanno facendo sicuramente i vaccini. Forse voi come squadra avete dovuto riadattarvi ancora, cambiare nuovamente il vostro lavoro. Sì, come ti dicevo prima, le stesse squadre, lo stesso gruppo, che o in parte di questo gruppo qua, che prima lavoravano sugli SAT, quindi sulle squadre, come dire, che facevano assistenza ai pazienti positivi o comunque andavano a controllare i pazienti positivi, adesso sono le stesse infermieri, le stesse personale che in qualche modo sta lavorando proprio sulla gestione dei vaccini sul territorio. E sono delle persone fantastiche, devo dire che devo ringraziarli perché è veramente una squadra che ci sta dando il massimo fin dall'inizio, con delle difficoltà naturalmente, no? Perché ora siamo stanchi, perché ormai abbiamo cominciato, come giù accennato, da dicembre dell'anno scorso a vaccinare. Io sono stato uno dei primi a essermi vaccinato e mi ricordo quel giorno che avevamo aperto una seduta a Sesti Levante, perché i primi proprio sono stati gli operatori sanitari, no? Da vaccinarsi, ed è stato in funzione. Un'emozione che però anche in quel caso aveva una bivalenza, no? Cioè era un gioco tra paura e speranza nel futuro, speranza di uscire veramente da questi momenti critici, quindi è una cosa che viviamo costantemente. Come vi approcciate a chi ha paura a vaccinarsi? Che arriva lì evidentemente perché c'è la fiducia in quello che sta per fare, ma quando arriva quel momento manifesta ancora perplessità o titubanze? Questa è una bella domanda, Manuela, perché in effetti ora viviamo, abbiamo qualche difficoltà, nel senso, giustamente abbiamo qualche difficoltà, nel senso che soprattutto in questo momento negli hub vaccinali o al domicilio un po' meno, però negli hub vaccinali arrivano persone che hanno sicuramente paura, ma in diverse paure, no? Possono essere semplicemente la paura del vaccino, e questa potrebbe essere una, o la paura del virus, quindi hanno la fretta di vaccinarsi perché hanno paura del virus, e quindi in qualche modo l'emotività condiziona il loro comportamento. C'è da pensare che però condiziona anche il nostro comportamento, l'emotività, cioè la nostra capacità di poter reagire e leggere le loro paure e di conseguenza comportarci, cioè cercare di rassicurarli, alle volte è difficile, perché un po' per
per come siamo anche per la separazione sociale che c'è, che dicevamo prima, la mancanza di poterci relazionare veramente in modo da vicinanza, un po' perché anche noi siamo stanchi, quindi a un certo punto poi non riusciamo a intercettare quello che prima invece facevamo, quelle che sono le difficoltà della persona, ok? Quindi l'approccio che teniamo solitamente è quello di comunque cerchiamo di rispettare le paure di tutti e le decisioni di tutti e in qualche modo accompagnarli lungo questo percorso o dandogli informazioni fondamentalmente rispetto a cosa stiamo facendo, come lo facciamo e qual è l'intento, oppure a volte alcuni sai hanno anche che ci chiedono delle cose banali, no? Ci possono chiedere, poi oggi come oggi la maggior parte ci chiede più quasi informazioni sul Green Pass che sugli effetti collaterali del vaccino, ecco, o su come mai non gli arriva il Green Pass perché il codice, magari c'è un errore sul codice fiscale, faccio per dire, ecco. Quindi non so se ho risposto, però fondamentalmente hai ragione, le persone, cioè l'utenza, diciamo così, la popolazione deve capire che in qualche modo il cittadino che sappiamo che arrivano già con le loro problematiche, le emotività, devo fare presto perché devo andare al lavoro, devo uscire prima, eccetera, eccetera, perché comunque il mondo sta continuando a girare, no? E nel frattempo loro però devono un pochettino accogliere anche quelle che sono, tra virgolette, le nostre paure come operatori sanitari, no? Il fatto che è un anno e passa che noi vacciniamo e vacciniamo come... Non so come spiegarti, eravamo preparati per una staffetta, una corsa, per un'analogia, no? Come se dovessimo fare una corsa ad ostacoli e quindi siamo partiti con questa corsa ad ostacoli, poi è diventata una maratona, ora sta diventando una corsa ad ostacoli. Allora qualsiasi allenatore ti direbbe forse non è proprio il modo giusto per poter procedere, però è questo che stiamo facendo in questo momento, stiamo ricominciando in questo periodo a fare una corsa ad ostacoli, cioè a correre dietro alla terza dose o chi non si è ancora vaccinato la prima dose, onestamente con le difficoltà e le risorse che sono a disposizione. Allora, la domanda più difficile forse è questa. Lo abbiamo imparato che nessuno si salva da solo? Perché ce lo ripetiamo tanto dall'inizio della pandemia. E il fatto che un virus sia partito dalla Cina e che abbia contagiato tutto il mondo dovrebbe dircelo più di ogni certo. Altra cosa al mondo. La sensazione a volte è che non l'abbiamo imparato così tanto, che nessuno si salva da solo. Voi che percezione avete? Ma io personalmente devo dirti di sì, nel senso che nel mio piccolo, nel senso che nella mia piccola dimensione, devo dire che se... Oggi questa ASL fondamentalmente riesce a dare una risposta sanitaria, riesce a fare il numero di vaccini che stiamo facendo e contemporaneamente gestire e tracciare sul territorio l'andamento, quindi stiamo parlando di tamponi, molecole antigeniche più che altro, che è anche come dire, monitorizzare quello che succede, è perché c'è veramente un lavoro di sinergia, di squadra. Nel senso che devi pensare che non c'è soltanto l'infermiere o il medico al centro vaccinale, ma magari al centro vaccinale c'è l'ausiliario che fa il suo lavoro, c'è il tecnico, l'amministrativo che carica tutti i dati, c'è il tecnico che ha allestito con noi la struttura, che se non allestiva la struttura non ci permetteva di lavorare. Quindi c'è veramente un lavoro di squadra, di equipe, che in solitaria non si può fare. E se questa, o comunque per esempio per il tracciamento c'è un servizio di igiene e sanità pubblica che collabora con le squadre del territorio. Quindi, tutti insieme, facendo questo lavoro di sinergia, di collegamento, allora si può andare verso quella strada lì e verso dei risultati. Se tutti questi sistemi sono scollegati, dal punto di vista pratico, questo non, il sistema cade, non funziona. E quindi è la rete che fondamentalmente è efficace in queste situazioni. Ed è una rete anche che si è creata in modo informale, cioè nella prima evento pandemico, nella prima momenti pandemici che dicevamo prima, magari questa rete di fatto non esisteva, però poi per necessità si è formata, si è creata ed è una rete di individui fondamentalmente più che di strutture, cioè sono le persone messe in gioco che poi hanno creato questa rete e che tuttora sta lavorando, ecco, ci aiutiamo molto. Questo per quanto riguarda la mia piccola realtà operativa. Se la ribaltiamo in una realtà, come dire, sociale, umana, oggi posso dire sì, nel senso è da rifletterci, no? Perché è come adesso una buona parte dei cittadini si sono vaccinati, cerchiamo di lottare contro questo,
però dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali, dobbiamo continuare a mantenere i dispositivi di protezione, dobbiamo lavorare tutti quanti per far sì che in qualche modo si ritorni la speranza a una vita normale, a una socialità normale. Siamo esseri umani e dobbiamo socializzare, questo è l'intento, eh? Altrimenti, come dire, rischiamo di non quale vita è, ecco. Grazie, buon Natale. Grazie.